a cui sono stato spettatore, lui giocò l'ultima sua partita in Serie A con il mister, con il figlio, credo che sia stato uno dei pochi, forse l'unico, l'unica volta che padre e figlio giocavano insieme in mister. Due pilone e Daniele Tallona, questa è una cosa insomma, che è rimasto sempre dentro, fa parte della storia anche questa. Passo la parola a Umberto. Prima che me lo chiedete che parla Umberto, mi chiederete, ma come ha fatto a scegliere il nuovo direttore sportivo Umberto Montella? Perché è il primo rugbista che mi è capitato che non l'ho conosciuto nei campi da rugby. E dove l'ho incontrato nel mondo del lavoro, c'è stata una conoscenza al di fuori. Poi ho scoperto che era anche rugbista e la cosa mi ha stimolato, l'ho stuzzicato un po' di volte e poi alla fine ha accettato di coprire questa cosa. Non è una... non è che conosci i rugbisti, no? C'è un rapporto che deriva di conoscenza dal di fuori, che non è condizionante, non mi consente di poter parlare in maniera a un imprenditore che conosce il rugby, per quello che ho visto, lo conosce, che è disposto, è stato disponibile a questa chiamata. Prego. Bene, quello che ha detto Musetti risale a tanti anni fa, è un buon ricordo, però ecco, risale a tantissimi anni fa, perciò non ci metto neanche più adesso. Sono qui per cercare di dare il mio contributo a tutta quanta, a tutto ciò che gli obiettivi importanti che ci siamo posti e che ci ha posto il Presidente. Sono obiettivi che partono dai settori minori e soprattutto ci permettono di dare una panoramica diversa soprattutto ai settori minori, cercare di allargare le nostre conoscenze, cercare di investire nel settore giovanile e sicuramente dare un contributo a un gruppo importante che è quello, l'obiettivo importante della prima squadra, che chiaramente è un gruppo formidabile perché l'ho seguito mentre facevo dei lavori qui al campo, l'ho seguito visto che è un gruppo affiatatissimo, è un gruppo condotto bene, è un gruppo molto amalgamato e mi fa piacere lavorare in questa dimensione. Chiaramente gli obiettivi che ci siamo posti devono essere chiaramente più ampi di quelli dell'anno scorso. Sicuramente quando mi dicono il primo obiettivo è la salvezza, io dico ragazzi, non mi sembra che questa sia una squadra d'obiettivo della salvezza. Abbiamo un timoniere in gambissimo, abbiamo dei giocatori che hanno messo tante cose sul campo, abbiamo degli inserimenti importanti. Penso che il nostro obiettivo sia un po' più alto della salvezza e a questo lavoreremo tutti, non ci tireremo indietro in nessuna cosa. Pertanto chiedo a tutti un impegno massimo quest'anno, a tutti i giocatori, a tutti i dirigenti, a tutti gli appartenenti, a tutti gli allenatori del settore minore, a tutti quelli che parteciperanno a questa corsa, chiedo di sentirsi condottieri e sentirsi della Rugby Roma Olimpica. Questa è la cosa più importante. Non credo di avere altre cose da dire. Vi chiedo di essere puntuali negli allenamenti, decisi nelle partite, sempre con la testa alta. Pensate di essere tutti biondi, alti, 1,90 m, occhi azzurri. Pensate sempre così.